Eccoci qua, amiche mie, buongiorno a tutte. Oggi iniziamo la giornata così facendo delle tagliatelle agli spinaci. Quindi cosa ci occorre? 500 di farina zero, 500 di farina rimacinata, la dobbiamo miscelare perché così diventano belle compatte. Ogni 100 grammi di farina io metterò un uovo e 100 grammi di spinaci, questi io già li ho stati, avete visto già, e li ho frullati, ok? Quindi manca il sale, vado a prendere il sale. Quindi iniziamo a mischiare le farine. Qui devo fare le tagliatelle e poi con l'impasto che mi rimane, già che sto impastando, devo fare la lasagna. Mi preparo la lasagna. Quindi avete visto? Mischiate tutto. Ecco. Quindi facciamo una bella fontana. E andiamo a mettere le uova. Queste mi ricordo che ve le feci vedere, però per le nuove e new entry facciamo rivedere. Queste sono uova fresche, se potete mettere le uova fresche mettetele. Ecco fatto. Ecco qua. Ora vado a mettere un po' di sale. Così, vedete? Battiti. E vado a mettere gli spinaci. Bene, già frullati, eh? Ogni tanto mi tiro la farina. Tanto impastiamo con le mani. Poi intanto faccio così, così si assorbe tutto l'uovo. Così, eh? Ci siamo quasi, eh?
Una volta che si è assorbito l'uovo, poi impastiamo con le mani. Ecco. Vedete? Senza sporcare, senza che l'uovo se ne va per fatti suoi. Ecco. Quindi, ora impastiamo con le mani. Io questa la stenderò poi con la nonna papera, eh? Adesso la faccio un po' a mano, la dobbiamo lavorare almeno 5-6 minuti. Ecco, vedete? Così. E lavorate, lavorate, lavorate finché si assorbe tutto. Sono bagnate poco poco le mani in modo che raccolgo tutta quella farina che mi è rimasta sotto. Adesso bisogna lavorarla bene. Ecco qua, vedete? Questa bisogna lavorarla adesso.
Vedete? Bella uscita. Quindi adesso io la lascio così, una mezz'oretta, pure un'ora, ok? Giusto che si secca poco e poi vi faccio vedere come si fanno le tagliatelle e la lasagna, ok? Ci vediamo dopo. Ecco, passata un'ora, ho lasciata tre quarti d'ora, quasi un'ora, l'ho avvolta nella pellicola, vedete? L'impasto lo lasciamo qua, questo lo vado a coprire, quindi ora vado a prendere guardate che bello, la copro e quindi ora inizio a fare la sfoglia. Io ho messo già la nonna papera. Chiedo un po' di farina, faccio la sfoglia e poi la vado a passare nella nonna papera, così mi esce perfetta. Questa volendo la potete fare anche con il mattarello, va bene? Ora vi faccio vedere con il mattarello come si stende bene anche. Importante mettere sempre un po' di farina sopra. Chi non ha la nonna papera lo fa benissimo con il mattarello. La farina poi tanto, questa qua che vedete, questa patina bianca, si toglierà nell'acqua. Fate abbastanza sottile come vi piace a voi, la potete fare anche tipo pappardelle più larga. Io vi faccio vedere come la faccio io, poi ognuna ha il suo modo di fare le tagliatelle, giusto? Io la faccio così e ve la faccio vedere. Poi accettiamo tutti i consigli, eh? Io accetto tutti i consigli. Anche perché nessuno è nato imparato, diciamo qua a legge. Nessuno nasce imparato. Poi la toccate, se ancora vuole, perché ancora vuole questa, eh? Vedete, non si attacca. È uscito proprio bello l'impasto. Bella, fina, fina. Ora metto sempre un po' di farina sopra. Faccio così. Ok.
prendiamo l'altro lato, arrotoliamo, mettete sempre un po' di farina ai bordi, così. Poi prendiamo un coltello, e la tagliate quanto la volete, sottile, più grossa, tipo pappardelle, non lo so. Poi vi faccio vedere dove l'asciugo, eh. Ecco, vedete? Questo è lo spessore, guardate. Questa, guardate che mi sono fatta fare dal mio compagno. Per farla asciugare io la metto qua. Figata, eh? Così non si attaccano. La metto tutta qua. E quelle si asciugano. Vedete che simpatico che è questo arnese qua. Questo si chiama asciugapasta. Però questa serve solo per fare le tagliatelle, non potete mettere altra pasta. Ok? Guardate, questa la lascio qua così si asciuga. Ecco qua. E la lascio là. E continuiamo. Bella idea, eh? Ora andiamo a prendere un altro poco di pasta. Che poi dobbiamo fare pure le lasagne, sempre con questo impasto, perché sono troppe, è troppo l'impasto per fare tutte tagliatelle. Devo fare una lasagna al forno, questa me l'hanno ordinata e io la devo fare, questo è anche un lavoro, eh. Ne faccio un'altra, in modo così le faccio tutte uguali e poi faccio la lasagna. Per chi non ha la nonna papera, vi sto facendo vedere con il mattarello come si fa. Spingete, questa si può fare anche così, eh? Così tirate, che okay. Fate così, mettete un po' di farina così non si attaccano i bordi, vedete, mettete così, la tirate e fate la stessa cosa quando vi faccio vedere le sagne incanulate. Ecco, quella si allarga. Tiro qua, la tiro. Ecco. E schiacciate. Ok, così. E quella si allarga.
è il mio gattino, vedi che vuole entrare. Nibi, ti facciamo entrare il gattino. Vieni, vieni la mamma, vieni. Ecco qua. Su. Avete visto? Ecco. Che vuoi? Che vuoi? Hai già mangiato, hai già mangiato. Io ti parlo col gattino. Ecco, avete visto come si è allargata? Non ci vuole niente, solo un po' di buona volontà, amiche mie. Solo un po' di buona volontà. Ecco, a posto, questo che ho fatto, ora faccio un poco il materiale qua, faccio più sottile. Che c'è, mamma? Miau! Ecco, a posto, dai. Adesso la stessa cosa, arrotolo così. Poi se vedete che manca farina, mettetecela. Specialmente ai bordi. Ecco. Così. Ecco, ora tagliamo. E le faccio uguali alle altre, così almeno mi escono tutte quante uguali, queste qua. E dopo vi faccio vedere come faccio la lasagna. La lasagna però bisogna usare per forza la nonna papera, perché quella deve diventare bella sottile sottile, almeno per me. Ecco. Guardate che bello, ve le faccio vedere da vicino. Guardate che bella. Belle, sottili, vedete? E questo è quanto riguarda le tagliatelle. Ok? Guardate queste come sono belle, così appese. Si asciuga tutto. Avete visto? Poi vi faccio vedere come si fanno la lasagna. E allora, ho messo l'acqua, ho messo il sale, adesso vado a mettere le mie tagliatelle, facciamo cuocere. Facciamo bollire. E poi si condiscono con un bel ragù. Adesso andiamo a mettere un po' di ragù sopra. Oh, che buona. Ecco qua. Un po' di formaggio. E guardate che belle tagliatelle. Quindi, vi ho fatto vedere fino alla fine, amiche mie, buon pranzo a tutti e dopo questa bella faticaccia vado a mangiarmele. Ciao!